Qui a Praga è stato annunciato il nuovo lockdown e per l'ennesima volta, oddio, la quarta volta di fila, mi ritrovo un po' a vivere la stessa situazione, perché sì, è vero, è un po' assurda come cosa, tra il drammatico e il divertente, però l'ho vissuta sia in Italia quando a fine febbraio, inizio marzo, hanno iniziato a dare il momento di chiusura, o comunque mi sono pregustato il pre-lockdown italiano. Poi tipo dal 3 di marzo sono finito alle Canarie e lì ho fatto tutto il periodo di quarantena, lockdown e quant'altro. Quando ce l'ho fatta liberarmi dalle Canarie e ritornare in Italia, che è stato il 2 di luglio, ho fatto un paio di giorni in Italia, poi sono andato a Sofia a muovere delle questioni burocratiche e lì i casi iniziavano ad aumentare anche in Bulgaria, non male. Poi sono arrivato qua a Praga, a fine luglio, inizio agosto, ho fatto un po' avanti e indietro tra Milano e Praga e adesso Praga è stata dichiarata zona rossa, già da diverso tempo, le persone non potevano andare in università, i ristoranti hanno iniziato a chiudere prima. Al momento le uniche cose che si possono fare sono camminare in strada con la mascherina e andare al supermercato o farmacia, tutto qua. Quindi siamo in nuovo lockdown e come lo si affronta questo momento, o comunque come penso di andarlo ad affrontare. In qualche podcast passato avevamo parlato proprio di questa situazione, di come prepararsi a un possibile lockdown, ed eravamo proprio i primi giorni a Tenerife, io e Ale abbiamo chiacchierato di questo argomento. Ok, spero che tu abbia preso quello che c'era di buono all'interno di quel podcast e abbia iniziato a fare un po' tutte le tue movimentazioni a livello finanziario economico sulla tua parte personale. Quindi hai iniziato a diversificare un po' la tua liquidità, cerchi di stare liquido, esci da determinate tipologie di investimento sul lungo periodo, liquidità prima di tutto e diversifica la liquidità. Questo è quello che avevamo detto in grosso e poi l'altra cosa era la parte di studio. E io come sto andando ad affrontare e a portare avanti questo nuovo lockdown? Tra virgolette, mi ritrovo anche in una situazione particolare perché è anche l'inizio dell'autunno. E quindi come ogni autunno barra inverno io vado ad applicare la regola del druido, che sono appassionato di cultura celtica, ho un paio di tatuaggi celtici sul corpo, ho studiato un paio di cose che io ritrovo interessanti. E la tecnica del druido qual è? Che ogni inverno, comunque ogni autunno, tu, giovane druido, devi iniziare a prendere in considerazione e mettere nel tuo bagaglio culturale un nuovo argomento, perché ti aiuterà a superare il momento cupo e buio del freddo invernale. Quindi prendi uno o due punti di focus informativo e inizi a studiare. Quindi, non so, magari da una parte dici voglio migliorare il mondo del trading. Passerai tutto il periodo autunnale e invernale, quindi questi 6 mesi, a studiare tutto e di più sul mondo del trading. O comunque lo puoi fare anche sotto altri aspetti. Non so, ti piace la musica, vuoi iniziare a suonare chitarra, batteria, tastiera, quello che vuoi? Ritagli dei momenti della giornata per portare avanti questo hobby, comunque questa cosa in più che va ad aggiungere del valore al tuo bagaglio personale. Quindi il lockdown in questo caso torna molto utile anche per essere compensato dal momento della tecnica del druido. A parte questo, io nello specifico cosa vado a fare? Allora, punto numero uno, per mantenere la mia produttività al massimo ho tolto o comunque ridotto qualsiasi tipologia di distrazione possibile. Quindi sul telefono cosa ho fatto di bello? Ho tolto tutti i vari possibili giochini e quant'altro, via, basta, lontani. E a questo, quando ho i momenti di puro focus, o metto totalmente silenzioso il telefono, oppure già io vivo in modalità aereo, quindi in modalità aereo allacciato al wifi, però in quel caso cosa faccio? Tolgo anche le notifiche dalle app che possono distrarmi maggiormente, quindi tolgo la notifica di WhatsApp, tolgo la notifica di Telegram, Facebook, Messenger, queste qua le vado a togliere in quanto devo restare focalizzato su quello che faccio. Quindi punto numero uno, stop alle distrazioni, allontaniamo distrazioni. Ho tolto i miei giochini, ho tolto le notifiche, quelle un po' più nocive. La mail, ormai non mi suona più il telefono quando mi arrivano le mail. Le controllo sempre solo da PC. Poi applico anche la regola del less is more, quindi meno riesco ad avere sul mio piano operativo, più riesco a fare. In quanto
ho iniziato a togliere buona parte del lavoro sulla mia digital agency. Alla fine il circolo di clienti mi soddisfa questo, non voglio andare ad aumentare per questioni personali, per questioni di struttura aziendale, e quindi va bene così, va bene l'attuale circolo di clienti. E mi sono detto, siccome questa attività di digital agency ormai sta andando anche abbastanza per i fatti suoi, devo solo fare qualche piccola attività di controllo di tanto in tanto, va bene, resta così, la tolgo dai miei piani operativi, qualcosa che mi va a riprendere focus e attenzione, e lascio tutto il mio focus su due sole attività. In tutte le altre piccole cosettine, non so, attività di affiliazione che potevano essere correlate a questa digital agency o quant'altro, basta, sono messe via. Per ora resto focalizzato sul progetto di Investiro, come qua puoi vedere anche all'interno di Club Hero. Adesso stiamo dando anche più contenuti e quindi ci richiede più tempo da stare dietro a una community privata di persone molto ben definite. E poi l'altra attività che faccio è qui a Praga, quindi sul mondo adult, webcam erotiche e produzioni pornografiche. Anche qui alterno un po' le giornate, mi ritrovo a fare la giornata di focus su Investiro e la giornata di focus sul mondo adult, che poi non è così male. E quindi less is more, resto con due sole attività, tutto il resto via. Però poi ho imparato anche, terzo punto, a dedicare tempo alla mia mente e al mio corpo. Cosa significa? La parte di studio e analisi ce l'ho fatta a raddoppiarla durante la giornata. Cosa intendo? Se prima dedicavo un'ora serale alla mia parte di studio, sia studio per crescere a livello personale, no? Che studio per trovare nuove opportunità, nuove fonti di investimento, adesso sono riuscito a duplicare questo orario. Quindi, ottimizzando le tempistiche, mi ritrovo con l'ora serale nel quale faccio l'analisi e anche l'ora post prandiale, quindi dopo pranzo, dove riesco a fare delle analisi su possibili investimenti, valuto un attimo il portafoglio come sta andando, valutazione del patrimonio e perché no, quando ho la possibilità, se questi passaggi poi di giorno in giorno risultano sempre più veloci, andare a studiare. Quindi ho ripreso il Kindle in mano, ho scaricato nuovi libri, ho ripreso a leggere diversi libri sulla crescita personale, perché la trovo molto molto utile, anche perché in pochi lo sanno, però qualche mese fa avevo avuto un piccolo attacco di panico con attacchi d'ansia, e quindi serve un attimo per alimentare la mente e migliorarsi. Servono come passaggi, e quindi dedico questo tempo a me, che lo trovo molto molto importante. E il tempo che vado a dedicare a me, non solo a livello di testa, ma anche a livello fisico. Quindi le palestre ormai sono chiuse da un po' di tempo, le piscine pure, dove si fa attività fisica. Qua ho la fortuna che a casa, essendo su due piani, la parte giù vicino alle scale, c'è una zona molto comoda, e quindi sto attaccando TRX per fare trazioni e quant'altro, quindi posso fare dei circuiti interni, così che possa dedicare anche del tempo al mio corpo senza dover andare in giro a destra e a sinistra. Quindi molto molto bene così. Di base questo è quello che vado a fare e che mi aspetto di fare in questo lockdown. Qua sono stato molto sul punto di vista personale / cura della persona, sia di mente che di fisico. Questo perché? Perché parti da questi punti qua, inizia a fare un investimento sulla tua persona per migliorare te stesso come persona, impari nuove cose e poi hai la possibilità di unire tanti puzzle di concetti che hai nella testa per poter poi valutare tutti gli investimenti, tutte le opportunità che ti vengono uno dietro l'altro, perché senza la parte di studio iniziale non potrai mai più fare questa analisi, ok? Quindi punto numero uno, studia più che puoi, togli le distrazioni e proprio dedica del tempo. Detto questo, spero che comunque questo video ti abbia dato quello spunto in più, quella voglia in più, quel po' di motivazione per dire caspita, devo dedicare del tempo alla mia persona, ma soprattutto alla mia testa. E se vuoi puoi anche entrare all'interno della community di Investiro, dove chiacchieriamo del più e del meno del mondo degli investimenti, ma anche del mondo imprenditoriale. E trovi il link qui sotto, la community è totalmente gratuita e ogni settimana ci sono articoli, post sia da parte mia che da parte di Ale, ma anche da parte di persone della community che vogliono dire la loro. Così scambiamo un po' le nostre idee, entriamo in dibattito, entriamo in una discussione molto molto sana e vediamo di crescere tutti insieme. Quindi clic qui sotto, ti aspettiamo dentro la community. Ciao ciao!